Buonasera a tutti, benvenuti a Casa delle Letterature. Questa sera ospiti protagonisti di questo appuntamento Domenico Starnone e Alessandro Piperno, che ci racconteranno di questo, in questo dialogo, questa loro, come dire, prospettiva dell'arte del leggere. E vi lascio a loro con Non ci resta che leggere. Grazie. Grazie mille. Si sente. Buonasera, si sente? Va bene. Allora, buonasera, io sono... Ci sei? Ci siamo. Allora, sì, si sente, via. Allora, buonasera, io sono Alessandro Piperno e qui c'è Domenico Starnone, della qualcosa sono molto felice. Ringrazio la Casa della Letteratura e la dottoressa Cives, che oggi non c'è, mi ha chiamato per dire che non ci sarebbe stata, e che ringrazio dell'ospitalità. E vorrei partire da questo, dal fatto che questo strano incontro che stiamo per fare io e Domenico, un incontro senza una presentazione di un libro, senza una promozione da fare, un incontro che probabilmente i nostri uffici stampa avrebbero considerato totalmente inutile, nasce da un equivoco, nel senso che le rare volte che io e Domenico ci siamo incontrati o ci siamo scritti messaggi, siamo finiti sempre a parlare di libri, e non dei nostri libri, ma dei libri amati, dei libri che avevamo letto, di quanto questo influiva sulle cose che scrivevamo, eccetera. E finché a un certo punto Domenico mi fa, ma forse dovremmo dare seguito a tutto questo e farlo in modo un po' più disteso e sistematico, e da qui l'equivoco, perché lui mi aveva invitato a prendere un caffè. In realtà io avevo già chiamato la dottoressa Cives per dire di fare questo incontro pubblico. Quando gliel'ho detto, Domenico è stato piuttosto, spero contento, ma anche abbastanza perplesso da questa mia iniziativa. Insomma, l'ho incastrato, però a questo punto siamo qua e non possiamo uscirne. Non avendo nessun argomento preciso, se non appunto noi che chiacchieriamo, una specie di coserie, e confido appunto che strada facendo qualcosa nasca. Naturalmente, per non andare completamente così a vanvera, ho preparato un piccolo canovaccio che vorrei proporre a Domenico come piattaforma per parlare di queste cose. Diciamo che il tutto nasce da una constatazione un po' banale, che credo sia stata fatta a suo tempo da Borges, che banale non era, ma che ogni tanto faceva anche delle contestazioni non particolarmente sagaci, che è questa. Ogni scrittore, per prima cosa, è un lettore. Direi che oggi ci sono in giro anche degli scrittori un po' più naif che questo postulato tendono a tradirlo, però tendenzialmente ciascuno di noi che ha iniziato a scrivere ha avuto un momento, diciamo, della sua vita in cui prima di scrivere ha letto. E da un desiderio che è venuto subito dopo di, in qualche modo, di emulazione, ma appunto di questo parleremo. Direi che il meccanismo somiglia molto a quello di quando si è bambini e si gioca a calcio. Io ricordo, per esempio, il ricordo più antico calcistico che ho, almeno per quanto riguarda la nazionale, è i mondiali dell'82. Quelli del 78 li ricordo molto vagamente, ma quelli dell'82 ero già presente a me stesso. E ricordo che dopo queste meravigliose partite che noi vedevamo, io all'epoca avevo 10 anni esatti, libido calcistica era tale che uno doveva scendere al campetto, se ce l'aveva o quello che era, in strada e giocare a pallone, perché eri portato da questa necessità di sfogare l'ammirazione per i tuoi beniamini tramite questa cosa qua. Diciamo che non so se per Domenico sia la stessa cosa, però
per me è stata un po' così, stando appunto al libro che ho portato, ma non gli ho promesso non, che non consulterò il suo ultimo libro, questo L'umanità è un tirocinio, mi pare che l'esperienza di Domenico sia stata abbastanza simile, cioè uno legge dei romanzi, ne è profondamente trascinato, si trova ad ammirare le persone che li hanno scritti, molto spesso questi libri sono dei classici e quindi è portato, come qualsiasi desiderio, a imitarlo in una forma proprio di desiderio mimetico e quindi uno si ritrova a scrivere. Sempre venendo, diciamo, ai miei ricordi più remoti, la cosa abbastanza strana è che i due libri che forse i due primi libri che ricordo e che ho amato da morire oggi sono libri che considero di serie B. Uno era Armans di Stendhal e l'altro era il sempiterno ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, no? E sono due libri che all'epoca mi facevano impazzire e che oggi per me non hanno quasi, insomma, sono completamente incapaci di parlarmi. E allora quella fu la cosa che mi indusse a scrivere, no? Cioè l'idea di emulare, di provare a ricostruire la sensazione che mi aveva dato la lettura. Qualcosa di analogo ho ritrovato per l'appunto nel tuo ultimo libro, no? Quando tu racconti di un'esperienza analoga, cioè l'idea, se non sbaglio, parli dei racconti di Chekhov che ti davano una sensazione di enorme gioia e che questo ti ha indotto abbastanza precocemente a provare la via della scrittura e a un certo punto di fronte alla, come dire, sensazione di euforia che la scrittura all'inizio dà, ti sei illuso solo per questo, per il fatto di scrivere, di essere uno scrittore, ma poi arriva quel momento drammatico nella vita di ciascuno di noi in cui uno rilegge quello che ha scritto e allora la prospettiva della lettura cambia radicalmente e le emozioni prodotte da Chekhov leggendolo non erano le stesse emozioni che il giovane Starnone provava leggendo il giovane Starnone, più o meno così è capitato. E questo ha prodotto almeno stando sempre al libro di Domenico, un lungo silenzio che ha fatto sì che Starnone arrivasse al suo esordio molto tardi, riprovandoci con una forma di modestia, diciamo. Lui dice, ho iniziato a scrivere modestamente, con assoluto understatement, delle cose molto piccole, proprio perché non volevo toccare la grandezza. L'idea che ho sentito, insomma, molto vicino mentre leggevo queste pagine, è che la sensazione che si ha scrivendo, ma soprattutto, come tu dici bene, rileggendo le proprie cose, è una sensazione strana, perché è come se uno fosse in contatto con più con quello che sa fare, con tutto quello che non sa fare, no? Con la propria mediocrità. E al punto tale, non so se questo capita anche a te, che le poche cose buone che uno ha scritto nella vita, quando le rileggi dopo un po' di tempo, ti sembra che non siano state scritte da te, insomma, come se fossero uscite da un'altra parte. Ecco, mi chiedevo se dopo tutti questi anni hai ancora questo ritegno quando ti metti alla scrivania, ma più che quello che mi interessa meno, perché appunto qui parliamo di lettura, quando ti rileggi, e poi dopo passiamo a parlare d'altro. Buonasera, io sono molto contento di essere qui, anche se pensavo di fare due chiacchiere con Alessandro. Ci sono un paio di versi di Borges. Poiché Alessandro ha citato Borges. Niente. Va bene così? Bene. C'è il rischio che ora io urli. Alessandro ha citato Borges. Io amo molto un paio di versi a chiusura di una
poesia di Borges, che naturalmente la memoria non mi aiuta, la vecchiaia è una brutta bestia, come diceva mia nonna, ma non li ricordo in maniera letterale, ma il senso è grosso modo questo. Sono fiero dei libri che ho letto, molto meno di quelli che ho scritto. Questa a me sembra un'ottima posizione, sia che si scrivano buoni libri, sia che si scrivano cattivi libri. Uno scrittore deve essere fiero della quantità di libri che ha letto e della qualità della lettura. Dopodiché c'è questo passaggio che ha colpito alcuni di noi, ma colpisce moltissima gente, che è slittare dal ruolo di lettore al ruolo di scrittore. Sì, Chekhov lo lessi, mi ricordo lessi un capolavoro, La signora col cagnolino, era un ragazzo, avevo 16 anni, 17, e scoprì che era una cosa che casomai potevo fare anche io. Beh, provai a farla per un certo numero di anni e conclusi che tuo. Non ero in grado, è chiaro. Non ero in grado, non ero capace. Non potevo fare quella cosa. Questa cosa genera prima un disastro psicologico. Cioè tu pensi, Dio santo, quello è in grado di fare quella cosa, io no. Dopodiché vi assestate e vi trovate altre cose. Io ho fatto l'insegnante, l'ho fatto con molto piacere, e poi casualmente ho prima scritto una rubrica su un giornale, e quella rubrica poi è diventata un libro, e quel libro ha avuto successo, e il successo rompe i freni inibitori e uno comincia a scrivere una cosa dietro l'altra con risultati che a chi scrive, secondo me, e su questo mi piacerebbe chiacchierare, a chi scrive non sono e non saranno mai noti. Cioè noi, è un'ipotesi che faccio, alcuni scrittori dicono che non è vero, ma io insisto su questo punto, noi non siamo nella condizione di lettori nei confronti della nostra opera. Le cose che scriviamo noi non le possiamo leggere, non siamo nella condizione del lettore che va avanti parola dietro parola, rigo dietro rigo, e ogni parola, ogni rigo, ogni 10 frasi è una sorpresa, è un piccolo salto interiore, eccetera. Lo scrittore non si trova e non si troverà mai in questa condizione. Una volta che ha scritto, lui sa che cosa c'è parola dietro parola, sa che cosa c'è rigo dietro rigo, e quindi non saprà mai che cosa ha realmente scritto e quanto vale la roba che ha scritto. Questo da un lato è una condanna e dall'altro aiuta moltissimo, perché potete campare tutta la vita, arrivare in punto di morte e dire vabbè, forse ho fatto qualcosa di buono. Oppure, Dio santo, è una cosa che però noi tendiamo in genere a illuderci, e quindi moriremo dicendo 10 righe buone le avrò scritte. Il piacere di leggere è dal mio punto di vista molto più forte del piacere di scrivere. Spesso scrivere addirittura non è un piacere, è una fatica. Diciamo è una fatica piacevole, può diventare una fatica piacevole in certi momenti, in altri non lo è per niente, è un tirare avanti, è un affaticarsi, è un tornare indietro, è un cancellare, eccetera. Leggere invece è una cosa meravigliosa, c'è un testo, ci scendete dentro segno dietro segno, mentre ci scivolate dentro comincia ad apparire un mondo,
persone, case, sentimenti, eccetera, e voi precipitate sempre più dentro questo congegno. Attenzione però, scivolando in quel congegno, succede anche una cosa che secondo me capita a tutti i lettori, che abbiano voglia o non abbiano voglia poi di scrivere in proprio. Quella cosa è che mentre voi avete l'impressione di leggere Karamazov, nel momento in cui siete più travolti, più feriti, più addolorati o più piacevolmente colpiti, beh, in quel momento voi, lettore, state leggendo voi stessi. Cioè non state più leggendo Dostoevskij. Cominciate a leggere di voi. C'è una frase di Pascal, che anche questa ricordo malissimo, quindi perdonatemi, forse lui che è un francesista meraviglioso per me, la conosce meglio di me, e poi lui dice, non parliamo di libri, ma ha accennato al mio, io accenno un attimo al suo. Lui ha scritto un libro su Proust, molto bello, cioè io mi consiglio di leggerlo, perché non è tanto su Proust, è sui rapporti tra Proust e scrittori straordinari, ed è naturalmente un libro, secondo me, su Piperno, ancora più che Proust. E leggere quel libro vi dà un esempio chiaro di che cosa sto cercando di dire. Mentre noi leggiamo, in certi momenti anche lunghi, leggiamo il testo che abbiamo davanti con simpatia, con apprezzamento, con emozione, eccetera, ma in certi altri noi restiamo come se avessimo incontrato un fantasma, una cosa tipo Freud che si apre la porta dello specchio nello scompartimento dove si trova e vede un uomo con la berretta da notte e dice chi è questo signore, e poi scopre che è lui, è chiaro? Beh, al lettore succede una cosa del genere. Lui legge e dice, ma io sto leggendo una cosa che mi appartiene, che è mia. Quando leggete il libro di Piperno, voi avrete questa impressione. Voi dite, Piperno legge Proust, studia Proust da 30 anni, un po' di anni, sì. E però lo studia e lo legge non solo come accademico, ma come lettore intenso che mentre legge si vede nel testo. Pascal diceva di Montaigne. Non è in Montaigne, non trovo Montaigne, ma lo dice magnificamente, e lo dice con una frase molto complicata che adesso non mi viene. Non è Montaigne che leggo, ma è me stesso nel testo di Montaigne. È chiaro? Questa cosa io credo che capiti a qualsiasi persona. Gli scrittori la fanno lasciando una traccia di questo effetto, gli altri lettori forse no. Oppure lasciano una traccia anche loro perché faranno degli appunti, oppure ne parleranno al compagno, alla compagna, ai figli, al nonno, eccetera. Una traccia resta sempre, ma la cosa meravigliosa è che i libri sono straordinari nel momento in cui noi li apriamo e incontriamo noi stessi. Volevo chiederti una cosa perché in realtà quello che dici mi colpisce con una riserva, diciamo, nel senso che, non so se questo è capitato anche a te, nel corso degli anni il mio modo di leggere è cambiato radicalmente, ed è cambiato radicalmente perché quando uno cresce le cose cambiano. Appunto, un tempo non capivo l'Education Sentimentale, che mi sembrava un libro
incomprensibile, e oggi parla al mio cuore, e all'epoca appunto il ritratto di Dorian Gray parlava al mio cuore, oggi è incapace di parlare al mio cuore, ma credo che il vero scandalo che ha cambiato tutto è proprio il fatto che scrivo a mia volta. E allora il modo di guardare a quello che leggo è molto differente da un tempo, nel senso che è vero quello che tu dici, no? Cioè noi leggiamo soprattutto le grandi letture, diciamo, dell'adolescenza, sollecitano delle parti di noi che hanno a che fare con l'identificazione, l'ammirazione che uno prova nei confronti della costruzione di certi mondi, di certi personaggi, e poi è come se agisse un doppio processo. Uno che per esempio io verifico nella lettura della Bovary, forse è il romanzo che conosco meglio, il romanzo che ho letto più spesso, il romanzo che ho ammirato di più, e mi ricordo che quando lo leggevo da ragazzo ero completamente dalla parte di Emma, la sua emancipazione, la sua vita sessuale sfrenata, il suo edonismo, il fatto che gli sta sulle palle sia il marito che la figlia, mi sembrava una cosa di enorme modernità, no? A proposito di donne emancipate. Solo leggendo mi sono reso conto che dietro quel personaggio c'era un signore che stava scrivendo di lei e la prendeva per i fondelli. E oggi il piacere che provo non è più quello di intrattenermi con Emma, ma quello di intrattenermi con gli sfottò, diciamo, di Flaubert. È come, non so appunto se questo capita anche a te, come se se la lettura fatta da questo punto di vista, dal punto di vista di chi scrive, ti costringesse a non vedere più i libri per quello che sono, ma come in Matrix, no? In cui noi vediamo qualcosa che c'è dietro, allora sei interessato all'ordito, oppure dici, oddio cacchio, lui ha risolto questo problema così, come l'avrei risolto io? E questo produce in me meno piacere di quando avevo 20 anni? Forse no. In un certo senso crea un piacere diverso, c'è quella bellissima distinzione che appunto che faccio sempre ai miei studenti. Un'altra cosa, il punto che ci accomuna a me e Domenico, è il fatto che poi abbiamo un primo mestiere, chi lo sa, che è quello appunto di parlare di letteratura delle persone più giovani. Ed è quella distinzione magnifica che fa Roland Barthes proprio nel piacere del testo, le presi du texte. Lui dice, ci sono due tipi di libri. I libri che uno legge avec plaisir e i libri che uno invece legge con jouissance, che è un termine difficilmente traducibile in italiano, possiamo dire, non so, godimento, però no, jouissance funziona meglio. E lui dice, i libri di plaisir sono quelli che ti vengono immediatamente incontro, che non sei tu a andarti a cercare, l'Isola del Tesoro, che ne so, ma in fondo anche lei è la Bovary in qualche modo. Invece i libri di jouissance sono quelli che ti richiedono uno sforzo maggiore, sei tu che vai a cercarli, sei tu che devi trovarli, loro non si concedono, sono un po' malmostosi. Però lui dice, ma quando li trovi, quando riesci a connetterti con loro, quando ne capisci la filigrana, l'ordito, ne intuisci le motivazioni, beh, allora lì provi appunto questa jouissance che in qualche modo è un piacere al quadrato, il piacere che mescola i sensi e l'intelligenza. Ecco, ho la sensazione che la cosa bella di leggere quando scrivi sia questa. Per una parte della mia vita ero angosciato, cioè la mia compagna che un certo giorno mi disse, tu non sei Flaubert, e da quel momento ho capito che potevo liberarmi, diciamo, perché continuavo a farneticare con Flaubert, perché Flaubert farebbe, sì, ma tu non sei Flaubert, quindi cioè, bene fartene una. Ed è, come dire, tornando a quello che dicevo, c'è questa idea che in realtà per me ormai leggere, ed è anche questo vorrei anche chiederlo, se anche a te sei meno curioso di cose nuove e molto più attratto da cose che conosci e a cui torni, come dire, istintivamente, insomma quello capita credo un po' a tutti da un certo momento in poi, però insomma volevo capire se per te la lettura è cambiata, come dico io in qualche modo, e quanto ti serve questo a scrivere. Per esempio, se tu leggi una splendida pagina di un grande autore
che ammiri oggi? Ti viene voglia di scrivere o ti viene voglia di appendere al chiodo la penna? Rispondimi prima alla cosa che mi interessa molto. Adesso. Va bene? Sì, adesso va bene. Sì, sì, se ti va naturalmente. Sì, certo. Cioè noi siamo in grado di leggerci? È una domanda che faccio, adesso la facciamo in pubblico, ma in genere la faccio. Piccola premessa, io a tutt'oggi ho orrore a rileggermi e divido gli scrittori in due categorie, direi morali. Quelli che adorano rileggersi e quelli che detestano rileggersi. Non do giudizi di merito, in realtà li do, ma non li esprimo qui. Io non amo, ho una difficoltà forte a rileggermi. Le cose che scrivevo da ragazzo non ne parliamo, le cose che ho scritto di recente vi è più. Cioè, nel momento in cui sono uscito da quello che sto scrivendo, che deve essere pubblicato, che allora viene riletto credo che tu abbia ragione e credo tra l'altro che esista una anche lì una frase di Borges che dice non sappiamo quello che siamo destinati a scrivere, che ribaltandola può essere non sappiamo neanche quello che abbiamo scritto, insomma. È chiaro che niente di quello che io scrivo potrà mai darmi il piacere, il nutrimento che mi dà qualcosa che non ho scritto io, insomma. Ed è la stessa ragione per cui in fondo amo sempre meno insegnare, perché in realtà mi piace molto più sentire gli altri che parlano. Quindi però se è vero questo, la voglia di scrivere che nasce dal piacere di leggere genera testi che chi scrive non è in grado di leggere e quindi non è in grado di darsi il piacere che cercava. Se è così, e se è così, ma è una cosa su cui, ripeto, lui adesso dice sì, con qualche perplessità, altri dicono nettamente no. Perché? Perché hai l'impressione che sia un lavoro vano o che comunque sia un circolo vizioso che però porta alla disillusione. Però scusami se ti interrompo, quindi tu mi stai dicendo che in realtà tu scrivi oppure scrivevi per il piacere di rileggerti, non scrivevi per il piacere di scrivere? Tu sei mosso dal piacere di leggere, non di leggerti. Sei mosso dal piacere di leggere, hai provato un tale piacere che decidi di riprodurlo quel piacere. Dopodiché che cosa accade? Nel momento in cui, mentre scrivi, quel piacere di lettore lo stai provando, perché stai scrivendo ed è l'unico momento in cui hai anche l'impressione che il piacere di leggere sia attivo, nel momento in cui il testo c'è, o comunque nel momento in cui hai scritto le prime 10 frasi, va bene? Torni sul testo per leggere, e hai l'impressione che dentro che sia vuoto o che comunque tu non riesci a provare il piacere che avevi l'impressione di provare mentre e come riesci a stabilire che il testo è definitivo se non hai neanche la capacità di intendere questo è un altro problema non da poco. Difatti nella mia ottica il testo definitivo non c'è, e il testo definitivo è quello in cui qualcuno, tua moglie per esempio, la tua compagna, eccetera, lo strappa di mano e dice basta, non sei Flaubert, smettila. È chiaro. E quello è il punto. Quello è il punto. A proposito, lui mentre parlava mi faceva venire in mente una cosa che ho letto da ragazzo, mi pare Diario del Seduttore, un aneddoto per parlare come si parlava all'epoca del realismo femminile. C'è uno studioso di lingue indoeuropee, sta lì ad almanaccare perché non riesce a venire a capo di un testo, perché c'è una virgola che non trova, eccetera. E la moglie, annoiatissima. Poi a un certo punto questo famoso studioso grida, l'ho trovata.
la moglie si precipita e dice: ce l'hai fatta, ecco, vedi, la virgola c'era. Allora la moglie fa così, era una foglia di tabacco, era una foglia di tabacco. Come vedete, il realismo femminile avanza nel tempo. Torniamo alla questione. Una mia alunna, io le do da leggere Madame Bovary, e dico che è un libro per me meraviglioso, lei se lo tiene un mese, me lo riporta, e poi dice: sì, mi è piaciuto, però non ho capito perché mi hai dato da leggere La storia di una cretina. La storia di una cretina. Per me è stata una folgorazione. Cioè, io ho capito attraverso la mia alunna che non bisognava appassionarsi poi tanto a questa signora e che Flaubert l'aveva costruita calcolatamente come la storia di una cretina. Solo che la mia alunna, poiché muoveva dalla noia di dover leggere e non dal piacere di leggere, aveva intuito subito questa enorme verità. È così. A proposito di esperienze appunto sulla Bovary e sugli allievi, uno dei primi seminari che il mio maestro, ormai diversi anni fa, insomma, mi fece fare era proprio sulla Bovary. E allora feci questo seminario e naturalmente c'era l'atmosfera seminariale, dall'altro io ero, diciamo, un giovane ricercatore, un giovane docente, quindi in quanto tale ero anche euforizzato all'idea appunto di trovarmi con dei ragazzi e delle ragazze poco più giovani di me con cui parlare di queste cose meravigliose. E quindi abbiamo iniziato a parlare della Bovary, perché la cosa fantastica di questa signora è la sua appunto profonda ambiguità, il fatto che appunto che è bella, è brutta, è scema, è intelligente, è maschilista, è femminista, è emancipata, è reazionaria. Cioè il lavoro che Flaubert fa su questo personaggio è talmente profondo che in realtà uno, cioè paradossalmente un personaggio più grande come Anna Karenina, però tu hai l'idea di chi sia, è una grande eroina, insomma, no? Una che è talmente grande a un certo punto da prendersi su di sé il peso di tutta l'ipocrisia della società zarista. La povera Emma non ha di queste ubbie, al punto tale che mentre l'una muore tragicamente nella consapevolezza, l'altra muore pure in modo piuttosto grottesco e maldestro, mentre due nella perfidia flaubertiana, il prete e Homais litigano su Dio e l'illuminismo, insomma, sempre perché il Flaubert deve infierire su di lei. Però mi ricordo che queste due studentesse a un certo punto iniziano proprio a litigare su chi è Emma Bovary. Questo avrebbe molto divertito Flaubert. E una diceva: ma insomma, questa è una che insegue il piacere, come si inseguiva nel 68, più che negli anni 30 in Normandia, tra i piccolo borghesi e appunto normanni. È una che della figlia non gliene importa niente, quindi ha proprio un'idea profonda di emancipazione. È una che sa, che ha un gusto per le cose belle, per i divertimenti, per la caccia, per il sesso, eccetera. È una donna, è una di noi. E l'altra diceva: sì, ma è completamente scema. È una che crede che i maschi abbiano sempre ragione, è una che vorrebbe chiamare la figlia Atalà perché ce l'ha e fa molto italiano, è una che vuole sposarsi a piedi nudi a mezzanotte, una cosa di un kitsch spaventoso. Quindi in realtà il genio di Flaubert è riuscito, tra l'altro questo è interessante perché poi noi parliamo di queste cose alate, ma poi il segreto di appunto, che forse solo uno scrittore capisce quale segreto prezioso sia di questa ambiguità, è un dato tecnico, è il discorso indiretto libero. Cioè lui, attraverso il discorso indiretto libero, buon Gustave, da un lato mette in testa alla Bovary dei pensieri stupidi scrivendoli in modo sublime, e tu rimani, capito, tra
noi che siamo attratti dal sublime l'abbiamo presa seriamente per 30 anni. La tua allieva, più con un senso pratico, ti ha svelato che la Bovary è una demente. Tra l'altro io devo confidare che tra Karenina ed Emma Bovary preferisco molto molto di più Emma Bovary. Io sono dell'altra famiglia invece. Perché Emma Bovary, proprio per via di questa oscillazione di cui stiamo parlando, è un personaggio che è il miraggio di ogni scrittore. Cioè riuscire a fare un personaggio così oscillante. E l'osservazione che tu fai, l'indiretto libero che entra nella testa di questa persona, indora i pensieri della persona. C'è un'altra delle cose su cui dovremmo parlare, e cioè, ma la letteratura è indorare i pensieri stupidi? Beh, insomma, io sono tra coloro che lo pensa, non solo stupidi, anche intelligenti talvolta, sì. Però sono dell'idea che l'indorare sia tutto, proprio in quella... Mentre Flaubert scriveva quel capolavoro assoluto, aveva questa corrispondenza con una donna, anche lei non particolarmente intelligente, ma molto bella e focosa, che si chiamava Louise Collet, che lui usava come uno sfogatoio per dire le sue oscenità e per dire anche talvolta delle frasi sullo stile. E tutte le frasi sullo stile di Flaubert noi le desumiamo quasi tutte da quell'epistolario. E a un certo punto lui dice questa famosa frase che è stata mille volte interpretata, credo ci fosse anche in un film di Sorrentino, a un certo punto, io vorrei scrivere un libro sul niente, dice lui, no? E allora... La critica, che è sempre così pedante e supercigliosa, che vuol dire un attestato di nichilismo, ma qual è il libro sul niente? La Bovary o l'educazione sentimentale? Cioè, l'idea era esattamente questa, cioè l'idea che tu prendi l'argomento più meschino del mondo, il luogo più squallido che uno riesca a concepire, non so se siete stati mai in inverno in Normandia, ma insomma non è un posto, diciamo, non è Capri, mettiamola così, una storia di una bassezza assoluta, pecoreccia, il cui solo personaggio positivo, che è questo Charles Bovary, è l'epitome del coglione vero, uno che quando la moglie lo tradisce la prima volta gli compra la divisa da cavallerizza per andare a cavalcare meglio il suo amante, diciamo, Rodolfa, anche qui il nostro si doveva divertire da morire nello scrivere queste cose, e insomma, sì, cioè, indorare è tutto, ed è la ragione per cui anche lì, non so te, ma io ho difficoltà, non voglio parlare male né dei nostri tempi né dei nostri colleghi, perché non sono uno che lo fa e perché lo trovo anche stupido e volgare, però diciamo che superato il mezzo secolo di vita mi prendo il diritto di veramente di fare come l'assaggio di la prova del cucchiaino di cui parlava Oscar Wilde, cioè assaggio tre righe e poi vado avanti, parlo naturalmente o di cose che non conosco o di cose contemporanee, perché ho proprio bisogno di questa cosa qua, ho bisogno dello stile, che lo stile non è come si intende da fuori una cosa, come dire, astratta che riguarda semplicemente il dato formale, è la sostanza di uno scrittore. E la grandezza, insisto su questo punto, del personaggio di Emma sta proprio qui, sta proprio in un congegno di parole. Lui ha fatto un elenco delle cose più o meno orribili che sono, però voi leggete e provate un piacere straordinario. E qui veniamo a un'altra caratteristica che mi ha sempre colpito del lettore. Non dello scrittore, il lettore. Il lettore spesso, secondo me quasi sempre quando è un vero lettore, è una specie di martire, di quelli che li prendevano e li mettevano nel pentolone con l'apice bollente. Soffrivano terribilmente
ma leggete le leggende dei santi, gioivano. Cioè il lettore è uno che gioisce dentro la pesce con lei. Gli fate di tutto, gli date gli spettacoli più spaventosi, gli mostrate psicologie con cui il lettore non vorrebbe mai avere a che fare. Gli date, lui ha scritto un magnifico pezzo, Proust Balzac, gli date una quantità di volgarità appalate, ma in bello stile, e lui gode, lui gioisce. Poi chiude il libro e ha l'impressione, ed è questo il momento, secondo me, oscillante, ha l'impressione che, pur avendo letto tutte quelle cose spaventose, il mondo di fuori, la realtà che deve affrontare, è di gran lunga peggiore, e quindi vorrebbe ricominciare un altro libro, che è lo snodo che ci mette in una condizione anche, sia come lettori sia come scrittori, di permanente incertezza. Tu metti su dei congegni che aggiustano il mondo pur lasciando intatto l'orrore, ma ci metti su quella spruzzata d'oro che è lo stile, che permette di tollerarlo l'orrore, addirittura di provare piacere, di gioirne. Beh, sai, c'era quella cosa che quando uno studiava sui testi anche di grandi critici, De Santis, Croce, che io da ragazzo non riuscivo a capire, no? Quando si dice qui l'autore raggiunge una piena felicità, c'era questa idea qua, e io capivo, ma perché una piena felicità? In realtà credo che sia esattamente quello che stai dicendo, cioè è stranissimo, perché appunto la narrativa, diciamo, ottocentesca, novecentesca, quella borghese, quella che di fondo amiamo e che indegnamente pratichiamo, perché insomma più o meno veniamo tutti da lì, ha questo di bello, no? Cioè il fatto che se la morte dell'eroina è scritta in un modo sublime, ti dà una gioia che nessuna morte in questo mondo qui potrà mai darti. È una, non so se sono quelle cose che dicevano gli antichi a proposito della catarsi, ma non credo, non voglio metterla così, credo sia una cosa molto più terra terra, cioè l'idea che la bellezza ha, come dire, la capacità di colmarti di felicità, e che molto spesso per trovare questa bellezza devi andarla a cercare non tra le cose belle ma nell'immondizia, insomma, no? Cioè poi molta della narrativa che amiamo ci insegna questo, e allo stesso tempo anche quello che dicevi prima, cioè questa riconoscimento, no? Lo specchio, l'idea che, prima parlavi di Montaigne, un'altra delle diciamo mie passioni anche accademiche, insomma, no? La cosa bella di leggere un libro in cui questo signore bassetto, incerto, indolente, non fa altro che dirti che non ha memoria, che è stupido come una cucuzza, che in fondo non è un buon amatore, però che è basso, quindi nessuno lo prende seriamente, ma quando sta a cavallo invece si sente meglio. Insomma, quando tu hai continuamente, che non crede nell'amore, ma crede solo nell'amicizia, insomma, quando hai questo omino che non fa altro che autodenigrarsi per mille passapagine, e che quindi dovresti essere indotto a disprezzare, invece improvvisamente, così come in fondo una persona che si autodenigra ci sta più simpatica di una persona che si autoelogia, e sei portato a solidarizzare, insomma, no? Ad entrare in lui in un rapporto di straordinaria empatia, insomma. Ci si può autodenigrare allegramente solo se hai scritto cose come quelle di Montaigne. Sì, certo. Ma lui non lo sapesse neanche lui, secondo la tua forza. Probabilmente no. Non so se ho un'impressione, ecco, no, abbiamo altro tempo? Non lo so.
No, la questione della bellezza. Cioè, io sono sempre incerto su questo tema del bello. C'è una frase di Pico della Mirandola, siamo a metà, nella seconda metà del 400, è l'autore del Manifesto del Rinascimento, eccetera. Beh, lui a un certo punto dice: la bellezza non ha a che fare col divino, che è stupefacente per l'epoca. Non ha a che fare, il bello non ha niente a che fare con Dio. Perché? Perché la bellezza è sempre imperfetta. Sempre imperfetta. Che sarebbe come dire, che so, il neo fuori posto, eccetera. Però significa anche un'altra cosa, secondo me, o comunque, anche se non significa questo, noi possiamo dilatare il concetto. Cioè che il bello ha sempre a che fare con il reale, deve fare i conti con quello, ed è una battaglia sempre destinata al fallimento. Il bello non può essere che imperfetto per il pure semplice fatto che è doratura del reale. Quindi qui e là mostrerà sempre una cazza, qualcosa che non funziona, qualcosa di sbagliato. Il bello confina con l'errore, il bello confina con la smorfia, il bello confina con la beffa, cioè con il bello confina, e questo per gli scrittori è il peggio che si possa dire, perché è la loro ansia permanente, il bello confina con il fallimento. Il fallimento. L'aspirazione alla bellezza, all'eleganza, significa nella sostanza aspirare a fallire, aspirare intimamente a fallire. Adesso viene in mente a me una cosa di Proust, ma non dire dov'è. No, casomai me lo dici tu. C'è un pezzo in cui lui dice: tutti gli scrittori dell'Ottocento, cioè in parole povere tutti quelli prima di me, hanno fallito. Mi pare che sia nel Tintin Retrouvé. Eh? Alla fine del Tintin Retrouvé. Tutti hanno fallito. Poi dice un'altra cosa che è molto utile sottolineare oggi. Dice: sì, hanno fallito, però poi alcuni, specialmente se mediocri, ma anche bravini, fanno una specie di sorvolano la loro opera, e nel sorvolarla hanno l'impressione che, mettendo quei libri in un certo ordine, assegnando a loro una certa posizione, otterranno l'opera. Naturalmente, probabilmente sfotteva Balzac, eccetera. Però lì c'è il segnale di che cosa? Innanzitutto è il segnale del, cioè chi scrive sa che la parola sarà sempre insufficiente, anche se usata al meglio. Bergot, quando muore lì e dice l'ala del mulo giallo, è questo pezzo meraviglioso che di Balzac, della morte di Bergot, grandissimo scrittore di fronte a un quadro di Vermeer. Bene, quando dice quella cosa lì, e lo scrittore muore dicendo: avrei dovuto scrivere così. E guardate questa cosa meravigliosa, che secondo me si trova solo in uno come Proust. Uno che si trova davanti a un quadro ipnotizzato da un giallo, e in quel momento parla di letteratura. Cioè non parla di pittura, non dice: ah, un pittore dovrebbe dipingere così. Dice: avrei dovuto scrivere così. Il giallo di Bergot è quella cosa che testimonia sempre che si poteva fare meglio, e che quindi lo sforzo che è stato fatto è uno sforzo che deve sempre, in qualsiasi momento, registrare il fallimento. Per avvalorare questa cosa che dici,
che rende in qualche modo la cosa ancora più beffarda. Qualche anno fa uscì uno studio di un filologo che però aveva un filologo italiano, ma che aveva una grande passione per Proust, in cui dimostrava che quel pezzo di muro giallo nel Vermeer non esiste. Quindi in realtà anche quella era. Quindi questa era un'aspirazione verso un giallo che neanche il giallo esisteva. Ma è anche meglio. No, è meglio. È meglio, capito? Perché il povero Bergotti si trova di fronte a una cosa che secondo lui c'è. Capito? Ma quando non c'è, significa che il problema è irrisolubile. No, non c'è dubbio. Sai, mi chiedo allo stesso tempo se questa cosa, tra l'altro, non riguardi soprattutto appunto il genere che noi ci siamo scelti, che è questa strana cosa, questo strano marchingegno che è il romanzo. Nel senso che forse, che ne so, un poeta lirico ogni tanto ha la possibilità di raggiungere un'essenza, che insomma, ci sono dei versi danteschi, leopardiani, ne so, anche Ungaretti, insomma, in cui tu hai di Baudelaire, in cui hai la sensazione veramente che abbiano toccato l'essenza del sublime. Il mestiere che ci siamo scelti è un mestiere un po' gretto, un po' meschino, un mestiere in cui ci sono tante arie, ma un sacco di recitativi, in cui devi mettere un sacco di zeppe e la lotta che ciascuno di noi fa, almeno quelli con un po' di consapevolezza, è proprio lottare contro le zeppe per fare in modo che quasi tutto quello che scrivi abbia un senso a prescindere da tutto il resto, no? E mi chiedo questo perché ogni tanto capitano, saranno capitati anche a te, dei lettori di questo tipo, anche se in realtà tu sei più succinto nella scrittura dei tuoi libri, io sono un po' più verboso, i quali ti dicono 50 pagine di meno, era meglio con 30 pagine, eccetera. Una cosa che insomma anni fa mi faceva pensare e turbava, e che oggi ho scelto di non occuparmene e di non raccoglierli, per una ragione, perché vengo incontro a quello che dicevi, cioè proprio quando prima ti dicevo che con il tempo il modo di leggere, di approcciare i libri cambia, io l'ho capito per esempio nei confronti di alcuni grandi capolavori. Un tempo alcuni grandi certi capolavori uno li leggeva a dispetto delle parti che non funzionavano. Non so, tu leggi Anna Karenina e ci sono tutte quelle palle che fa sul Konstantin Levin che deve fare la riforma agraria, e tu dici che palle, però poteva togliere, insomma, è meglio l'amore che tutta questa paccottiglia qui. Soltanto poi ti rendi conto che Anna Karenina è il capolavoro che è, anche in virtù del fatto che c'è tutta quella e che anche i fallimenti di uno scrittore sono commoventi quasi quanto i suoi successi. Questo naturalmente vale nel nostro piccolo, ma questo vale, e io lo trovo inverato anche nelle grandi opere, no? Cioè tu leggi Moby Dick e c'è tutta quella parte sulle balene, che sono noiosissime, pensa a Dante. Beh, appunto c'era appunto un vecchio pregiudizio romantico per cui era bello solo l'inferno, no? Invece quanto è sublime il paradiso. Insomma, è vero che è proprio la nostra essenza, diciamo, di narratori a renderci così malcerti e un po' pedestri, insomma, no? In fondo quello che voleva fare Flaubert è scrivere della prosa, che è il valore della poesia, che è una cosa a cui uno può aspirare ma che non raggiungerà mai, insomma. Per esempio, quando tu lavori a un romanzo, no? Riesci sempre ad andare avanti? Te lo chiedo perché per me non è così, cioè non riesco, se quello che c'è dietro non va, cioè se hai la sensazione, oppure no, perché ci sono nostri colleghi che fanno delle stesure, poi una seconda, una terza, una quarta. Per me è sempre più, appunto, poi naturalmente ci sarà tutto il tempo di migliorare quello che c'è dietro, però non vado avanti se il dietro, è come se il dietro, quello che ho già fatto, fosse sempre lì a giudicarmi, a dirmi guarda, sei veramente una pippa. Dove vai? Dove scappi? Stai qua, no? Stai qua con noi, con i tuoi problemi, i tuoi difetti. Sì, sì. Io
non vado avanti se non funziona quello che ho già in qualche modo elaborato. Cioè non è possibile, è come dire, beh, adesso ho fatto questa parte di ponte, il resto lo faccio camminando nell'aria. Non funziona, devi fare tutto, deve avere l'apparenza della solidità mentre avanzi. Perdona se ti interrompo, perché poi prima non te l'ho più chiesto mentre mi interessava. E ci sono nella tua, insomma, nel tuo pantheon di scrittori amati, degli scrittori molto amati che non riesci più a leggere, o degli scrittori che non amavi e che improvvisamente hanno iniziato a parlarti da grande, e eventualmente quali? Io ce l'ho abbastanza, come dire, presente. Per me è difficile dire, perché io ho avuto, diciamo così, un andamento di lettura molto anche anomalo, perché io ho cominciato divorando di tutto. In casa mia c'erano pochi libri, quindi andavo nelle biblioteche così, oppure compravo libri sulle bancarelle. Quando tu parlavi di Chekhov, è un'occasione, una borsa, una bancarella, allora costavano, usati, costavano proprio pochi lire, lo portavi a casa e leggevi, ma non sapevi chi era Chekhov, non sapevi niente, leggevi come se non esistesse un originale. Il nostro italiano si forma sulle traduzioni, e nel mio caso io ero assolutamente convinto che stavo leggendo uno che aveva scritto in italiano all'origine. Non mi ponevo proprio il problema, insomma. Quindi prima sono un lettore disordinatissimo, vorace, eccetera, e poi vado verso i 20 anni, più comincio a divorare, ma a divorare cose che sono dure e che rompono con il passato. Per esempio, a 14 anni adoravo L'ultimo dei Moicani, oggi non lo rileggerei. Oppure ho letto, scritto anche di Conrad, l'ho studiato per quello che riuscivo a fare con gli strumenti che avevo, però oggi Conrad è uno sistemato lì, eccetera. Ho ragionato molto sul suo Marlowe, su questo personaggio che filtra i racconti. Sai, la cosa che dicevi prima, ci sono libri che leggi in un certo modo con grande piacere, dopodiché scavi dentro e vai a pescare cose a cui non avevi neanche badato, e quello si è verificato con molte di queste letture. E le letture gigantesche, appunto Proust oppure Joyce, eccetera, beh, quelle sono letture, tu lo fai per studio, ma quelle sono letture che io non ho più neanche il tempo di fare e che rifarei volentieri. Sono letture che tu o affronti da lettore, e allora affrontarle da lettore normale, comune, significa entrarci dentro e cavarne fuori tutto quello che ti può servire, oppure affronti come oggetto di studio. E allora le cose cambiano, cioè, nel senso che in quel caso lì tu scavi, raspi, gratti, rivedi, rifai, eccetera. Quindi, per esempio, Conrad non lo rileggerei, eppure è un grandissimo scrittore. Va bene. Uno scrittore che mi è sembrato da ragazzo meraviglioso, proprio per via della, anche dalla sua vicenda personale, uno come Mark Twain, autore di un libro che ancora oggi io considero un libro rivoluzionario, cioè l'Huckleberry Finn, però oggi non mi metto a rileggere l'Huckleberry Finn, capito? Ti ripeto, sono libri eccellenti anche,
che lasciano tracce profonde, ma che non parlano più a un uomo adulto. E poi così, sempre cazzeggiando nel vuoto, c'è una mia esperienza di lettura, per esempio, che sembra negare quello che ho appena detto, che abbiamo appena detto, per ragioni, diciamo così, snobbistiche, quando avevo 20 anni, che appunto leggevo solo dei mattoni modernisti, dovevano essere di almeno 6.000 pagine, se no mi indignavo, quindi leggevo delle cose, Herman Brock, quelle cose gigantesche, così, e avevo un sentimento di grande sospetto nei confronti di Salinger, che era adorato dalle mie compagne di classe, che la gente, e che soprattutto, insomma, aveva anche il difetto di essere un bestseller mondiale, che, insomma, nei risentimenti giovanili dello scrittore esordiente non pone mai e poi è successo che molti anni dopo ho iniziato a leggerlo, tra l'altro arrivando per vie laterali, nel senso che prima ho letto Franni e Zui, poi ho letto i racconti e poi sono arrivato al Giovane Holden dopo, che l'opera del nostro è talmente stremenzita che, insomma, te la cavi in un paio di settimane, e non ne sono più uscito perché improvvisamente mi sono reso conto che ci trovavamo di fronte a un Flaubert, cioè a un genio assoluto che aveva avuto la capacità di scrivere una cosa per tutti, che più per tutti è, in una forma talmente densa, sofisticata, sorvegliata, che per me ormai leggerlo è soltanto un puro esercizio di piacere e di ammirazione. Quindi le strade dei libri sono veramente... Sì, io poi lentamente ho preso una via del tutto laterale, cioè ho cominciato a leggere... Ricettari di cucina? No. Opere minori, una tendenza a sostenere, anche solo tra me e me, che alcune cose trascurate erano meglio delle cose... Spiegami, dello stesso autore, certe oppure di autori minori? Certe volte dello stesso autore, certe volte, pensa, ti dico adesso una cosa, che ma solo per ridere, che io tuttora sotto penso che forse è più divertente leggere L'Orlando innamorato che L'Orlando furioso. Libro grezzo, confuso, ma zeppo di cose di grandissimo interesse, solo che il catalogo è quello lì, L'Orlando furioso, L'ironia, Magnifico, eccetera, e Boiardo, no. Oppure, che so... I contemporanei, cioè, avvicinandoci a noi, per esempio? Per quanto io mi sforzi, oggi non riesco a rileggere Moravia, capito? Tranne Moravia, a rileggere, tranne per esempio un libro come Agostino che resta, sai, anche Inverno di Malato sono quelle 3-4 cose belle che ha scritto. Perché ci sono scrittori che casomai scrivono moltissimo e che però hanno la fortuna di scrivere 2 o 3 libri veramente buoni. Quando tu dici da ragazzo quello era un best seller, non mi piaceva, non lo leggevo con fastidio e così via, quello è un rischio che corriamo continuamente, di farci passare delle cose buone sotto il naso e di guardarle cosa, così, ed è un grave errore, bisogna oppure di scambiare per cose grandi cose che sono così, e trascurare che nello stesso autore c'è una cosa più piccola che però è di grandissimo interesse. C'è un'altra cosa che butti tu nel libro, ma è molto diffusa. Siamo tutti epigoni. Epigoni. Deriviamo tutti da altre cose, altri libri, altre...
che però, capito, lì anche quello mi piacerebbe chiacchierare su questo, perché è uno snodo importante. Se siamo tutti epigoni, nessuno è un epigono. Capito? E non è vero. Non è vero nel senso che esistono delle opere fondative. Ed esistono delle opere che sono anche grandi opere, ma che sono come quelle dei copisti, uomini geniali, artisti geniali che ripeteva, oppure quelli della scuola di, cioè in parole povere, quelli che si muovono all'ombra dell'opera fondativa. Cioè, Proust ha generato una tale quantità di opere. Ed era totalmente derivativo, in realtà, e fu scambiato per derivativo, dicevano che era vecchio, che era ottocentesco, insomma, quanto certo. Non ci hanno capito niente. Certo, però Proust scrive un'opera fondativa. Lo è. Mentre parlo in questo momento di operazioni meravigliose, La ricerca del tempo perduto, alla lunga uno lo può avvicinare piano piano al lessico familiare. Certo. E Lessico familiare è un libro importantissimo, ma non si può dire che sia un'opera fondativa, un libro che io amo moltissimo. Proust, giri, lo avvicini a un autore coltissimo che io adoro, Meneghello, Libera nostra mano. Tutta buona parte della letteratura, diciamo, memorialistica, o che usa le memorie, o che usa... La ricerca del momento magico o altre cose di questo genere, probabilmente è un filone che c'è sempre stato, ma che acquista senso all'ombra di quell'opera. Sai, una cosa che diceva tanti anni fa un francesista importante, che è Compagnon, lui dice una cosa verissima, no? per noi francesisti, lui dice: La storia della letteratura francese forse da un certo punto di vista è la storia più importante, no? Per varie ragioni. Primo, per la densità assoluta, cioè ogni secolo zeppo di per esempio in Italia no, abbiamo dei secoli un po' più bui, invece la Francia è sempre stata al centro del canone. E allo stesso tempo perché in Francia danno un'importanza alla letteratura che nessun altro paese dà alla letteratura. Lo sappiamo quando i nostri testi vengono tradotti, che le interviste che ti fanno, i librai che ti accolgono sono proprio di un'altra categoria, perché per loro quella è vita. Però la differenza tra quella letteratura e altre letterature è che non c'è un libro fondativo, non c'è la Divina Commedia, non c'è Cervantes, non c'è Pushkin e Tolstoi, non c'è, capito? Non c'è Shakespeare, naturalmente, più fondativo di lui chi è. E lui dice: perché il libro fondativo arriva alla fine, arriva con la Recherche, che è il libro che ingloba in sé, come una specie di curatore testamentario, tutta la tradizione francese. E in effetti in Proust c'è assolutamente tutto. C'è Molière, c'è Racine, c'è Montaigne, c'è l'Illuminismo, c'è Nerval, c'è Flaubert, c'è Balzac, c'è tutto. E quest'opera straordinaria. Scusami se faccio un'altra piccola deviazione, poi tra un po' li lasciamo andare perché ci menano. A proposito di strani modi di leggere, sto facendo un corso adesso su Camus, faccio spesso corsi su Camus, non perché lo ami particolarmente, ma perché è molto facile farlo e prepararlo. E sto facendo adesso un corso... Fatiche di meno, sì, poi l'ho preparato da tanti anni. Sulla peste, invece di solito lo faccio sull'Étranger, che è più bello, diciamo, dal punto di vista letterario, però la peste pure è un libro bellissimo. E mi capita questa cosa stranissima, cioè Camus è obiettivamente un grande scrittore, ha un fraseggio assolutamente inconfondibile, allo stesso tempo molto standard, però pieno di lirismi, è molto retorico, però è anche molto, come dire, con molto understatement, insomma, ha delle caratteristiche. Io lo leggo, soprattutto la sua saggistica, ma anche i suoi romanzi, e ho una specie di retropensiero che mi dice: questo è scemo.
questo è scemo, questo è un idiota, è un grande scrittore, obiettivo. E capisco Sartre che lo ha torturato tutta la vita, che era un uomo sicuramente meno di genio da un punto di vista letterario, ma 100 volte più intelligente. Quindi, come dire, il rapporto che noi abbiamo con questi strani affari è un rapporto complicato. Ti può capitare, come nel caso di Camus, di amare molto lo scrittore e di detestare la sua intelligenza, il suo mondo, quello che c'è dentro, ma non solo per, come si dice sempre, per mere convinzioni politiche. Io sono ebreo, detesto Céline perché è antisemita, non è quello il punto, ma proprio per una sana forma di disistima nei confronti non tanto della persona che non ho conosciuto e che, di cui mi interessa realmente, ma proprio del modo in cui allestisce. E allora leggo La Peste, ogni tanto ci sono delle frasi anche belle così, per cui i miei studenti languono di piacere. Io dico, quanto è scemo, quanto è retorico, quanto è... Insomma, è strano il rapporto che abbiamo con questi affari. Cioè, è difficile che tu legga Dante e dica quanto è scemo. È questo che distingue le opere fondative da quelle che scriviamo noi. Bene, poiché non siete ancora cascati dalla sedia, continueremo per la prossima ora. Che facciamo? Io sto bene anche così. Bene, accontentiamoci. Grazie mille.